podcast, non mi piacciono i casini. Ciao Andrea, tutto bene? Ciao ciao, tutto a posto, sì dai. Ci hanno chiesto di pubblicare più recensioni di scarpe, quante ne dovremmo fare a settimana? Io so già la tua idea, sei come una donna, io ho detto la mia, ti ho detto la tua. Però fin quando riusciamo ne continuiamo a metter fuori. Poi vabbè, c'è un grande lavoro tuo dietro e che non è di poco conto. Quindi restiamo su una o due settimane, direi. Direi, sì sì, anche perché dopo ci sono altre rubriche. Dai Andrea, adesso proviamo a correre con queste Adios 4. Vai, andiamo. Ciao ragazzi, buongiorno. Immagino che vi ricordiate che qualche giorno fa avevamo testato con Andrea le Adidas Adios 5. Per chi invece fosse appena giunto sul canale, qua sopra troverete la recensione. Eccoci comunque ad analizzare il modello precedente, molto più tradizionale ma ugualmente veloce. Come al solito andiamo in pista e vediamo come la scarpa si è comportata ai piedi di Andrea. Siccome so già che la scarpa gli piacerà molto, lo farò correre subito dopo la colazione. Ciao e a dopo! Ciao Andrea, avevamo promesso qualche giorno fa che dopo aver testato le Adios 5 avremmo provato anche il modello precedente che costa 40 euro in meno. Cosa ne pensi? Intanto ciao a tutti, è una gran scarpa questa, mi piace. Come la senti al piede? Al piede la sento benissimo, me lo fascia bene, ma la sento comunque morbida e anche in pista devo dire che tutte queste sensazioni positive le sento. Ho visto che inizialmente correvi in maniera lenta, cosa dici? Ah, dico solo che me l'avevi chiesto te perché sennò ti lasciavo indietro. Non so se mi lasciavi indietro perché hai fatto colazione qualche minuto fa, quindi penso che a 3 km farai fatica a correre. Però guarda, ti devo dire che questa scarpa è super, cioè davvero mi piace spingerla forte e si fa spingere, quindi gran scarpa. Secondo te questa scarpa a chi è adatta? Ecco, allora ha una particolarità che avendo il boost secondo me amplia un po' il suo bacino e direi che comunque va benissimo per chi corre le gare anche a 3.10, 3.20 al chilometro, ma la userei anche a 4 al chilometro senza problemi, su una 10 km ovviamente. Sulla mezza maratona diventa una scarpa un po' più impegnativa in quanto leggera fatica abbastanza, quindi la userei comunque per atleti, la consiglio vivamente per atleti sotto i 3.45, 3.50 massimo al chilometro. E a livello di avampiede rispetto alla 5 come si pone? Allora sicuramente la scarpa sembra più pesante anche se poi non lo è. L'avampiede è comunque morbido e mi fa sentire bene il terreno. E a livello di tomaia? Guarda, la tomaia mi sembra super lo stesso perché è bella morbidina, ti fascia bene il piede e ti rende tutto più comodo.
E invece quando correvi a 3,15 al chilometro, che sensazione hai avuto? Che fosse la scarpa giusta. Ho avuto già un paio di adios, anzi due paia. Abbiamo provato la 4, abbiamo provato la 5, devo dire che è una gran scarpa. La stavano un po' appesantendo, ma non la trovo per niente male. Andrea, nei prossimi giorni testeremo sia le Boston 8 sia le SL20. Come si pongono rispetto a questa? Beh, sicuramente sono scarpe più lente, diciamo, tra virgolette. Queste qua sono scarpe propriamente per la gara. Le Boston le userei per fare i medi, diciamo. So che le Boston 7 e 8 le abbiamo già testate, anche se non abbiamo ancora fatto il video, ma solo una recensione web. Meglio le 7 o le 8? Guarda, dipende. Qualcuno ha detto che la Boston 7 era la scarpa perfetta. Diciamo che sono lì. Andrea, per quali distanze utilizzeresti le Adios 4? Allora, io personalmente le userei fino alla mezza maratona. Sulla maratona preferirei qualcosa di un po' più protettivo, comodo. Sicuramente le userei in pista per fare ripetute, sia brevi sia un po' più lunghe. Fino ai 3000 io le userei e sento che è una scarpa giusta per questo. Quanto saresti disposto a spendere per una scarpa di questo tipo, sapendo che è del modello dell'anno scorso? Il problema è che Adidas tiene sempre prezzi molto alti, diciamo che se la dovessi trovare a 80-90 euro farei salti di gioia. Secondo te qual è la durata di questa scarpa? All'incirca 500 km, poi me la sento sempre un po' più secca al piede, non più reattiva, e anche il battistrada si sfalda, diciamo, abbastanza velocemente, cioè abbastanza velocemente, tiene bene. Dopo i 500 km i segni di usura si vedono, e si vedono abbastanza marcati anche. Grazie Andrea, spero che tu possa correre rapidamente la prossima settimana. Io spero di vederti presto. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima. Eccoci tornati sulla panchina. Secondo molti osservatori, Adidas ha perso il edge che aveva negli anni scorsi. Dal punto di vista dell'innovazione si è un po' fermata. Abbiamo visto però che con il lancio delle SL20 e soprattutto con quello delle Adios 5 ci sono stati dei miglioramenti. Nelle prossime settimane speriamo di vedere ai piedi dei podisti professionisti le Adidas AD0 Pro, che sono le scarpe con fibra di carbonio, e noi cercheremo di testarle molto presto. Per chi fosse interessato, sappiate che nel passato abbiamo testato ulteriori scarpe Adidas, le troverete nella playlist qua sopra. E quali sono i punti di forza delle Adios 4? Sicuramente una costruzione tradizionale, sono molto simili alle Adios 2 con le quali era stato corso il record del mondo a Berlino da Chimetto. La tomaia classica fa sentire il piede davvero a nostro agio. Poi la presenza di una struttura leggera che però, compensata dal boost, fa in modo che queste scarpe possano essere utilizzate a tutte le velocità, sebbene Andrea dica che vadano meglio a velocità estreme. L'ultimo punto di forza è sicuramente dato dal grip e dalla suola Continental, che consente di correre in tutte le condizioni, anche quelle più sfavorevoli, anche durante il periodo di piogge previste nelle prossime settimane. Personalmente non vedo grossi punti di debolezza, se non il fatto che per le gare esistano scarpe, purtroppo non del marchio Adidas, che consentono di correre, tra virgolette, più velocemente. Per oggi è tutto, se vi è piaciuta la recensione non dimenticatevi di mettere like, iscrivetevi al canale, i commenti sempre qua sotto, nelle prossime settimane faremo ulteriori recensioni, come ha detto Andrea, io ne voglio fare più di una settimana. Ciao e a presto!